Nel Vangelo di oggi, preso da Luca al capitolo 5, dal versetto 17 e seguenti, leggiamo: «Uomo, ti sono perdonati i tuoi peccati». Gli scribi e i farisei cominciarono a discutere dicendo: «Chi è costui che dice bestemmie? Chi può perdonare i peccati se non Dio soltanto?» A Gesù viene portato un paralitico perché venga guarito. Gesù, vista la loro fede, dice: «Uomo, ti sono perdonati i tuoi peccati». Il messaggio del Vangelo è chiaro. Prima di guarire quell'uomo, Gesù perdona i suoi peccati. Ricrea quell'uomo da peccatore ingiusto. In sostanza, lo fa nuovo dentro e questo scandalizza. Perciò i dottori della legge cominciano a discutere, a mormorare: «Ma chi può perdonare i peccati se non Dio soltanto?» Ma in questa obiezione vi è già la risposta. Gesù, infatti, è Dio. Togliere i peccati è un'azione molto più difficile che guarire un corpo. Questo lo aveva capito Maria Maddalena quando andò da Gesù, pianse e lavò i suoi piedi con le sue lacrime, li asciugò con i suoi capelli. Lei era una donna sana, aveva salute, ma dentro aveva una piaga, era peccatrice. Così capì che Gesù poteva guarire non solo il corpo, ma la piaga dell'anima, poteva ricrearla. Quando noi andiamo da Gesù per chiedere di toglierci i peccati, lo esaltiamo nella sua vera funzione. Egli è Dio di misericordia, di vittoria sul male, di perdono assoluto. Lui è infinita compassione e misericordia. Il paralitico torna a casa liberato dentro dal peccato, ritrova il respiro della sua anima, si sente ricreato dentro e guarito anche nel corpo. A tutti auguro una buona e serena giornata nella pace del Signore.